Giovedì 14 ottobre, ore 11, Arena Piemonte. Radici di un'identità, musiche, parole e storie che hanno conquistato il mondo. Omaggio alla tradizione e alla cultura piemontese per celebrare i 50 anni appena trascorsi della Regione Piemonte. Un appuntamento per riflettere sulla piemontesità, su ricorrenze, festività, ritualità diffusamente conosciute, simboli e parole. Intervengono Nicola Duberti dell'Università di Torino, Massimo Centini dell'Università Popolare di Torino e il musicista Roberto Beccaria. Modera la scrittrice Patrizia Durante. Sabato 16 ottobre, ore 14, Sala Argento. Il barocco in Piemonte, i luoghi che non ti aspetti. Dalla Reggia di Venaria alla scoperta dei monumenti meno noti del barocco piemontese. Verrà inoltre presentata la convenzione tra Politecnico di Torino e Consiglio regionale per la realizzazione di uno studio storico-artistico su Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea, dal 1979. Ai partecipanti sarà consegnato il volume La collezione di Palazzo Lascaris. Relatori Andrea Merlotti, direttore del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e Emanuela Mattone, docente del Politecnico di Torino. Modera Francesco Leccese, architetto, dirigente del Consiglio regionale. Lunedì 18 ottobre, ore 11, Arena Piemonte. Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l'Europa e il mondo. Un omaggio agli atleti piemontesi che hanno partecipato a Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 e alle pallavoliste vincitrici degli europei. Un orgoglio per il Piemonte e un modello per i più giovani. Saluti di Stefano Fabio Mossino, presidente del CONI Piemontese, e Silvia Bruno, presidente del CIP Piemonte. Modera Giorgio Giglioli della TGR del Piemonte.